Tenetevi pronti. Procediamo pure. Segnale di riconoscimento del razziatore attivato e confermato. Comandante, il nucleo motore si è appena acceso come un albero di Natale. Carica elettrica del nucleo motore a livelli critici. Sto reindirizzando! Prepararsi alla decelerazione. Oh, merda! Ci è mancato poco. Queste devono essere tutte le navi che hanno provato a varcare il portale di Omega 4. Alcune sembrano antiche. Ho rilevato una fonte energetica vicino ai bordi del disco di accrescimento. Deve essere la base dei collettori. Portaci più vicino per vederla meglio, con calma. Attenzione, Jeff. Abbiamo compagni. Inizio delle manovre evasive. Ora mi stanno facendo incazzare. Ida, polverizza quei bastardi. Basta che il nuovo rivestimento regga. Vogliono un altro scontro. Coraggio, bella, accontentiamoli. Breccia nello scafo sul ponte macchine. È nella stiva. Prenderò una squadra e mi occuperò degli intrusi. Tu segui negli altri. Agli ordini, comandante. Barriere cinetiche non sono progettate per sopravvivere all'impatto con detriti di tali dimensioni. In tal caso, meno male che li abbiamo aggiornati. Andiamo. Coraggio, cerca un varco. Barriere cinetiche al 40%. Reindirizzare tutta l'energia secondaria. Non sarà facile. Barriere cinetiche stabili al 30%. Nessun danno significativo. Prendi il timone, Ida. Cerca di evitare di attirare ulteriormente l'attenzione. Ho rilevato dei nemici diretti alla stiva. Ci risiamo. Questa volta tocca a Shepard.
proprio davanti a noi. Ci serve qualcosa di più potente per abbattere. Smettila di sparare! Questa volta resterà morto. È meglio se torni qui, comandante. Stiamo per uscire dal campo di detriti. Eccola lì, la base dei collettori. Cerca di atterrare senza farci vedere. Troppo tardi. Sembra che stiano inviando un vecchio amico ad accoglierci. Vedere chi siamo. Usa il cannone primario. Allora, che ne dite, figli di puttana? Diamogli il colpo di grazia. Tenetevi forte, sarà come sulle montagne russe. Facciamogliela vedere, bella. I generatori del campo di forza sono offline. Ida, dimmi qualcosa. I generatori non rispondono. Prepararsi all'impatto. Credo di essermi rotto una costola. Ho tutte quante. Diversi sistemi primari sovraccaricati durante lo schianto. Le operazioni di ripristino richiederanno del tempo. Sapevamo tutti che poteva essere un viaggio di sola andata. Il nostro obiettivo primario consiste nel distruggere la stazione e fermare i collettori a ogni costo. Beh, allora siamo partiti con il piede giusto. E adesso? Quanto ci vorrà prima che i collettori individuino la zona d'impatto? Non rilevo alcuna rete di sicurezza interna. È possibile che i collettori non si aspettino alcuna visita alla base. Se siamo fortunati, i loro sensori esterni saranno stati colpiti quanto i nostri. Potrebbero non sapere.